Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di TNT Evolution. Siamo arrivati alla mappa 2. Human BBQ sta per Human Barbecue. Madonna. Ragazzi, la musica è assordante, devo abbassarla un secondo. Mamma mia, era altissima. No, ma anche così è troppo alta, eh. Ok, così va meglio. Ok, questa è la seconda mappa di TNT Evolution. Già da qui potete notare che Human Barbecue sta per questo. Il titolo della mappa sta appunto per una carcassa messa a bruciare qui davanti. E potrà sembrarvi assurdo, ma molti giocatori che giocano a Final Doom per la prima volta, questo Final Doom qui, muoiono già la seconda mappa. Spero di non essere tra quelli, anche perché comunque le prime mappe me le ricordo, però come sapete non dipende da me molte volte, ma dipende dalla difficoltà dei nemici. Allora, ok, qui c'è la chiave rossa. Però appena tenterete di prenderla, vedete, vi attaccheranno questi spettri qui dietro. Ragazzi, devo ammettere una cosa. Mi sta venendo un po' di nostalgia, nel senso che mi sto rendendo finalmente conto che più avanti vado in quest'opera e più sto arrivando alla fine. Oh, ok, motosega. Questa si apre. Sembra fatta apposta, ma non si apre, ok. Sto realizzando pian piano che ci stiamo avvicinando alla fine, quindi... Ah, un problema frequente di TNT, sapete qual è? L'avete notato stesso voi, credo. E anche io a inizio video. Le musiche a volte sono troppo alte e a volte sono troppo basse, quindi mi toccherà smanettare ogni volta nel tentativo di farvele sentire decentemente. Però dovete sentirle decentemente, ok, ma dovete sentire anche il suono nella mia voce, perché altrimenti è un casino. Soprattutto mi sono reso conto che alcune mappe di Doom 2 avevano questo problema, come la mappa The Spirit World, che era a causa dell'OST, si sentiva troppo bassa la mia voce. Naturalmente questo dipende dall'OPL chip che emula le canzoni. Facciamo fuori da qui. No. Non so perché, ma qui mi ricordo che era una trappola da qualche... Ah, lì. Ok. No, anche da dietro, ok. Allora fa... No, 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 tu muori, eh. Comunque volevo sapere una cosa, vi è piaciuto il mio video di un'ora su Halloween? Scusate se non parlavo intanto, perché mi stavo concentrando nel tentativo di non morire, quindi... Ok, ed ecco fatto. Vi è piaciuto il mio video speciale di Halloween? Era poca cosa, però ho visto che già 10 visualizzazioni le aveva prese, quindi... Intanto mi si stava incespicando anche la lingua, quindi... Ok, piano... Ah, adesso ho anche lo zaino, quindi questo lo posso raccogliere. Oh, il penny mental bisogna farlo fuori subito, eh. Dov'è? In una zona aperta come questa poteva spammare non so quante lo source, quindi... Soprattutto perché gli ho disattivato... Ah, un'altra cosa che voi non sapete, che ho disattivato il limite di Lost Source che il penny mental può lanciare. In pratica le può lanciare infinitamente adesso. Perché ho fatto questo? Perché trovo assurdo che dopo 10 Lost Source non ne posso spammare di più. Se fosse un demone, le spammerebbe sempre, no? Allora,
Saliamo di qua. Come vedete adesso, con quella switch che abbiamo premuto, si è tolta la protezione qui. E eccola là, la chiave gialla che dobbiamo raccogliere. Un momento però, raccogliamo anche questi fucili qui, qui dietro. Come fare a saltare di là? Basta che correte. Vabbè. Ah, mi sa che corre la strafe run, la corsa angolata. Vediamo un po'. Sì, occorreva quella. Ok, adesso appena tenterete di prendere la chiave gialla, voilà, un imp con la computer mappa. Adesso abbiamo anche la mappa sbloccata. Però il problema è che adesso, allora, non ricordo se, vabbè, questi li prendiamo tanto. Vedete, abbiamo raccolto anche la chiave blu. Adesso in pratica abbiamo tutte e tre le chiavi per lasciare la mappa. Il problema è che adesso non ricordo se bisogna andare di qua. Sì. Ok. Si è abbassato qualcosa. No, vabbè, aspettate. Ne ho uccisi due? Ok. Finiti. Non ho mai capito come si faccia a salire in quell'edificio al centro in tutti i miei anni che gioco a Doom. Probabilmente ci sarà un ingresso segreto di cui non ne sono a conoscenza. Se volete affrontare facilmente questi Hell Knight, vi consiglio di scendere dal parapetto. Altrimenti utilizzate lo strafe come sto facendo io. E buona fortuna. Ecco, ho parlato. Allora, questo che fa? Allora, non so perché, ma ricordo che ci sta un Revenant qui davanti, da qualche parte. Ah, saremmo costretti, dato che questo è proprio Final Doom, sapete già che le mappe saranno difficilissime più avanti. Quindi io preferisco fare un pochino di backtracking ogni tanto, nel tentativo di raccogliere quanti più oggetti utili possibile per la mia sopravvivenza nella prossima. Perché dovete anche essere previdenti su questo punto di vista. Allora, non c'è niente qui fuori. Allora no. Vediamo un po'. No, non c'è niente, ok. Se non mi sbaglio è proprio qui dentro Revenant. E lo sapevo che era qui, me lo sono ricordato, ok. Ok, finita la mappa. Vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo nella prossima puntata di TNT Evolution.